Buongiorno, oggi faccio i cannelloni a modo mio. Allora, in una ciotola ho messo carne tritata di vitello e di manzo, 250 g di ricotta vaccina, del parmigiano, due abbondanti cucchiai. Adesso metterò un uovo, del sale, del pepe e anche 250 g di mozzarella tagliata a pezzetti. La sfoglia non l'ho fatta io, l'ho comprata. Non ho trovato quella per i cannelloni, ho comprato la sfoglia per lasagna, vedete questa qua, la sfoglia fresca. Li ho adesso ogni foglia, fetta, l'ho tagliata a metà. Metterò un po' di farcia, vedete? La farcia l'ho amalgamata tutta quanta, tutti gli ingredienti che vi ho fatto vedere prima. Adesso metterò un po' di ripieno qui e poi farò i cannelloni. Adesso vi faccio vedere. Vedete il quantitativo di ripieno che metto su ogni sfoglia? Vedete? Adesso vi faccio vedere come realizzo i cannelloni. Vedete, io ho realizzato il cannellone avvolgendo la sfoglia su se stessa, però vedete, da una parte e dall'altra c'è ancora spazio. Quindi adesso, piano piano, con un cucchiaino, andrò a riempire anche questo spazio con la farcitura. Allora, come vedete, ho riempito tutti i cannelloni fino al bordo. Adesso andrò avanti per tutta questa sfoglia e per tutto questo ripieno. Nel frattempo sta cuocendo il ragù per condire i cannelloni. Allora, ho messo un po' di sugo in una pirofila e adesso vado a mettere i cannelloni, vado a disporre i cannelloni uno vicino all'altro. Ho riempito tutti i cannelloni e li ho messi nella pirofila dove avevo messo il ragù. Adesso vi faccio vedere come coprirò tutti questi cannelloni. Mi ero conservata due cucchiai di ricotta. Adesso li sto mischiando con il ragù. Adesso ne metterò un altro poco di ragù. Aspettate, metterò un altro, ecco qua, mestolo di ragù. Mischio e con questo composto vado a coprire tutti i cannelloni. Ho coperto interamente tutta la superficie dei cannelloni. Adesso, prima di infornare, perché adesso vado a mettere anche un altro poco di sugo sopra, così vedete. Ecco, allora, prima di infornare, metterò sui lati, vedete, allora 2 o 3 cucchiaini di acqua. E metterò in fuoco, adesso metterò il formaggio grattugiato su tutta la superficie. Metterò in forno, questi devono cuocere almeno 40-45 minuti, 180 gradi. Ho messo abbondante parmigiano e adesso la teglia va in forno. Guardate che capolavoro, si è fatta una bella crosticina. Adesso li ho tirati fuori dal forno, i cannelloni, perché devono riposare 5 minuti fuori dal forno. Buon appetito e buon Santo Stefano!